1620, Castellarquato, provincia di Piacenza. Sergio, un giovane scudiero, insieme al suo fedele compagno, vennero rinchiusi all'interno del castello. Durante la loro prigionia accadde qualcosa. Qualcosa che è rimasto ancora qui tra queste mura. Conobbe Laura, una fanciulla molto dolce e carina che era la figlia del guardiano delle carceri. Questa ragazza si innamorò di Sergio, un ragazzo attraente e molto sicuro di sé, e decise quindi di non ascoltare più il padre che era fedele al cardinale e di liberare Sergio da queste carceri. In una notte dello stesso anno, Laura liberò Sergio e scapparono. Ma per mano di un'altra persona vennero uccisi per amore, vennero uccisi all'interno del castello, e ancora qui le anime di questi due ragazzi vagano, non lo so, forse in cerca di giustizia, forse per vivere il loro amore, un amore eterno. Si gira ancora per queste mura, o magari per vendetta, non lo so, però proveremo questa notte a scoprirlo, a parlare con loro e a cercare una risposta lontana, secoli e secoli. Ora ci incammineremo verso l'entrata del castello. Non sappiamo cosa troveremo questa notte. Sappiamo che qui sono morte altre persone. Sappiamo che dal cimitero vicino sono state portate delle ossa ed erano state seppellite nel fossato del castello. Poi, essendo stato ricostruito, quindi in maniera originale, furono ritrovati crani e tibie di questi scheletri. Come diceva la mia collega, questo castello che racchiude tante storie d'amore, storie di vendetta, storie di capri espiatori, perché sembra che sia stata compiuta una terribile ingiustizia verso due persone, due amanti, Laura e Sergio, vendicati poi nel tempo dallo scudiero di Sergio, che era riuscito a fuggire dalle carceri, tale Spadone, e a tornare qui per porre fine a quella persona che aveva messo in tragedia dell'amore del suo amico e di questa dama. Nella realtà venne anch'esso incarcerato e finì qui i suoi giorni. Questo castello ospita anche altre storie, leggende che si legano al posto durante l'era napoleonica. Si parla di fucilazioni, si parla di soprusi, si parla di omicidi. Non sappiamo esattamente a cosa andremo incontro, ma so che le persone del posto ricordano che fin da bambini, quando si aggiravano nelle mura del castello per giocare, capitava che nei dintorni del fossato trovassero i resti di alcuni monaci che avevano trovato sepoltura qui dall'abbazia vicina. Di cose il castello ne può dire tante, noi siamo qui per scoprire cosa ci dirà questa sera. Thank you.